prima vittoria del nuovo anno e del girone di ritorno per il Francavilla, che batte 2-1 una Vastese al terzo KO dopo il successo contro il Materica. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte consecutive. Rachini ritrova Cafiero dopo l'infortunio, ma entrerà solo a gare in corso, con Bosco dunque a far coppia con Nazzaro in difesa ed il tridente formato da Banegas, Dos Santos e Mancini a far male alla Vastese. Montani dal canto suo lascia in panchina Palestini e Fiore, con Cicerello e Palumbo subito titolari. Ad inizio gara i tifosi del Francavilla consegnano una targa ricordo della promozione in Serie D a Fabio Montani, allenatore a cui la piazza giallorossa è ancora molto legata. La gara fa fatica ad accendersi e lo fa praticamente con il vantaggio della formazione di Rachini. Banegas premia la sovrapposizione di Samuel Di Renzo, che entra in area e mette in mezzo per Dos Santos. L'attaccante raccoglie e gira in porto all'1-0 dei padroni di casa. La rete ha l'effetto di svegliare una partita fino a quel momento bloccata. La Vastese reagisce, trova buone trame di gioco e ha anche alcune occasioni per pareggiare prima di rientrare negli spogliatoi. Al 29esimo Stivaletta beffa Nazzari e parte in contropiede, ma Spacca è bravo a chiudergli la linea di passaggio una volta in area. 3 minuti dopo è ancora Vastese, con l'estremo di casa che si fa scavalcare dal pallone, ma Sciba trova solo l'esterno della rete. Al 38esimo la formazione di Montani va di nuovo vicino al pari. Sciva e Di Giacomo vanno in pressione su Bedin. Lo stesso Di Giacomo fa partire un tiro che Spacca devia in calcio d'angolo. Parte bene però il Francavilla ad inizio ripresa. Al 5° minuto il tentativo di Banegas viene deviato in calcio d'angolo, con pallone che di un soffio comunque termina fuori. 1 minuto più tardi i giallorossi però trovano il raddoppio. Mancini mette in moto Dos Santos, che con un bel diagonale basso trafigge Patania. La Vastese sembra accusare il colpo a livello psicologico, così Montani manda subito in campo Fiore e Conè. Lo stesso Conè al quarto d'ora lascia sul posto Samuel Di Renzo, entra in area e mette in mezzo, con palla catturata da Fiore che la alza incredibilmente sulla traversa, togliendo tra l'altro anche la possibilità di calciare i compagni. Al 21esimo proteste della Vastese per un contatto in area tra Lonetti e Spacca, ma il direttore di gara lascia correre con pallone che termina fuori dopo la deviazione del capitano biancorosso. Qualche minuto dopo il Francavilla orchestra una bella azione in ripartenza con Montagnoli che arriva al tiro, trovando però Patania pronto a dirgli di no. La Vastese ci crede e riapre la contesa al 32esimo. Capelupo mette in moto Lonetti e Mataloni ed è quest'ultimo, entrato al posto di Di Giacomo, a trovare il gol sul palo più lontano. La formazione di Montani preme e nel recupero vede Spacca volare per togliere dall'angolino un calcio di punizione di Lonetti, che sbatte poi sulla traversa. La Vastese protesta in seguito per un presunto fallo di mano sullo sviluppo dell'azione con l'arbitro che lascia correre. Finisce così con la Vastese che raggiunge i tifosi presenti al Vallanzuca in contestazione e con il Francavilla che invece si avvicina alla zona playoff. Mister, primo successo del nuovo anno, primo successo del girone di ritorno, oggi era importantissimo riprendere la marcia e sono arrivati 3 punti fondamentali. Sì, 3 punti importanti contro una squadra molto forte. Avevo chiesto ai ragazzi una prova di carattere, quindi devo dire che mi hanno accontentato al di là poi di quelle che sono state le azioni sui gol. Però hanno fatto veramente una prestazione importante, siamo andati sul doppio vantaggio, poi è normale che a un quarto alla fine prendi gol e ci può stare un po' di sofferenza finale, però penso che abbiamo fatto una grande gara. Siete stati cinici, avete saputo soffrire, è il Francavilla che ti piace, questo che hai visto oggi? Sì, è il Francavilla che piace a me, che piace anche alla gente, insomma, se capisce determinate cose, se impara a soffrire quando c'è da soffrire, poi fa quello che sa fare, può mettere in difficoltà tantissime squadre. Ripeto, oggi abbiamo fatto gol, abbiamo raddoppiato e poi quando c'è da soffrire ci siamo compattati e abbiamo sofferto e abbiamo portato a casa 3 punti importantissimi. È un punto di partenza, tra virgolette, quello odierno, magari ti aspetti un altro salto in avanti di qualità per quanto riguarda magari anche la prestazione globale nel corso della partita? No, io devo dire che al di là di tutto, tranne che col campo basso le ultime 3 partite, la prima mezz'ora e l'ultima mezz'ora di Montegiorgio, penso che la mia squadra la prestazione l'abbia sempre fatta, però oggi ha fatto una prestazione di quelle che piacciono a me, maschia e anche secondo me tecnicamente giocata bene. Anche perché non è facile fare a meno di un giocatore come Palumbo. Eh sì, Palumbo manca da un po' di tempo, lo aspettiamo, quindi
dobbiamo fare tutti di più, comunque i ragazzi sono sacrificati, non posso dire nulla, hanno anche giocato bene, tatticamente penso che abbiamo sbagliato poco e quindi alla fine meritatamente abbiamo vinto. Mister, terza sconfitta consecutiva, anche se poi la prestazione non è stata così malvagia come invece il risultato potrebbe far pensare, magari non siete stati cinici esattamente come il Francavilla. È vero, hai fatto l'analisi perfetta. Purtroppo nelle ultime tre partite raccogliamo davvero poco in queste tre sconfitte, perché la prestazione c'è, creiamo anche diverse palle gol, ma sotto porta in questo momento ci gira male. Però mi piace, mi tengo stretta la prestazione e la reazione dei ragazzi. Che cosa manca quando una prestazione comunque è positiva e poi non arriva il risultato? Manca quel quid in più, quel guizzo, quell'attimo che ti dà il pallone fatto di episodi. Non voglio essere banale, ma è così. Gli episodi a volte ti girano contro e purtroppo le partite si mettono in difficoltà. Poi quando gli episodi ti girano a favore e ne crei anche diversi, le partite prendono una piega diversa. Abbiamo avuto diverse occasioni al primo tempo, in ripartenza, abbiamo avuto nel secondo tempo altre occasioni. Purtroppo se non la butti dentro fai fatica. C'è stato un bel momento inizio gara quando i tifosi del Francavilla ti hanno consegnato quella targa ricordo, poi nel corso della gara invece i tifosi della Vastese qualche complimento tra virgolette non te l'hanno rivolto, c'è qualcosa che si è rotto magari con i tifosi? Ma rotto non lo so, i tifosi ovviamente vogliono vincere e hanno tutte le ragioni, e in questo momento facciamo fatica, ma noi sappiamo benissimo qual è il nostro obiettivo e il nostro obiettivo è la salvezza, questo mi è stato chiesto. A oggi ho visto i risultati, manteniamo 3 punti dalla zona play-out, quindi siamo diciamo in linea, dobbiamo riprenderci subito però perché la distanza è breve. Hai preso la Vastese in una situazione non idilliaca, l'hai trascinata comunque fuori dalla zona pericolosa, adesso l'obiettivo è ricominciare. Mi fa piacere che lo puntualizzi, perché sono arrivato che eravamo in una situazione difficile, ora siamo in una situazione sicuramente non facilissima, però abbiamo una distanza esigua, dobbiamo lavorare, la squadra risponde sempre come oggi, quindi dobbiamo centrare la salvezza, lo sappiamo.